Bentrovati e bentrovate dal vostro Andrea Cartotto per una puntata davvero speciale del Cartotto Educational. Perché speciale? Speciale perché dantesca. Infatti, ci troviamo ora e stiamo osservando il sepolcro del sommo poeta Dante Alighieri. Il sepolcro che ospita le ossa e i resti di Dante Alighieri è stato eretto nella città di Ravenna nel 1780. Che cosa accade? La storia ci racconta di questa duplice rivendicazione, no? Della fama di Dante ed anche della sua storia tra Firenze e Ravenna. A questo punto Ravenna ne ospita i resti nel sepolcro. Ci fu un periodo in cui, e siamo nel 1519, l'allora Papa diede l'autorizzazione perché i resti venissero traslati da Ravenna appunto a Firenze, ma i monaci di un vicino convento fecero in modo di nascondere i resti affinché non si muovessero da qui. Poi ancora la storia ci ha condotto sino alla Seconda Guerra Mondiale. Qui l'esigenza fu un'altra, fu quella di nascondere i resti di Dante a Ravenna finché non venissero trafugati. E allora, guardiamo, ecco che il povero Dante per un periodo non ha avuto pace perché prima di ritornare qui, nella sua collocazione definitiva, osservate cosa è successo, c'è stato un tumulo, quindi un luogo che ha ospitato questi resti tra il 44 e il 45, il famoso riposo sicuro. E allora venite con me, questa è la targa celebrativa che racconta il periodo e vediamo proprio di quando il pontefice Leone X nel 1519 concesse l'autorizazione a trasferire le ossa a Firenze, ma non poté farlo per il motivo che ho raccontato. Invece alle mie spalle osserviamo dalla grata questa montagnola verde che in realtà costituisce il cumulo, mentre sentite i rintocchi poderosi qui accanto. Ecco, come vi stavo dicendo, questo è il tumulo che ha ospitato il famoso sicuro riposo dei resti di Dante nel periodo del secondo conflitto mondiale. Ebbene, è qui dunque che è possibile osservare e rendere omaggio al sepolcro del sommo poeta,